Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Visto che non posso volare perché ho un esc rotto, oggi mi sono dedicato al montaggio e alla configurazione del power module. Ce l'ho da mesi ma non ho mai trovato il tempo per installarlo. Comunque, io ho preferito dissaldare il vecchio connettore XT60 per poi saldare il power module direttamente sulla power board distributor. Anche qui, come per ogni saldatura, procuratevi un saldatore da almeno 40 W. Una volta saldato, dobbiamo procedere con la configurazione del cavo. Quello in dotazione ha troppi connettori, tra cui la 12 V, che brucierebbe l'APM, quindi fate molta attenzione. Nella confezione c'è un ulteriore cavo a 4 pin che può essere riutilizzato e sagomato per farlo diventare a 3 pin. I cavi da utilizzare sono, partendo da sinistra, cavo rosso, prendiamo i cavi 3, 4 e 5 che corrispondono a V-Current, V-Battery e Ground. Questo è il connettore lato Power Module. Dal lato dell'APM dobbiamo utilizzare la porta contrassegnata con la scritta ADC e i cavi dovranno essere inseriti, guardando l'APM dall'alto e partendo da destra, nell'ordine V-Battery, V-Current e Ground. Connettetelo alla porta e passate a Mission Planner. Per questo video io sto utilizzando la batteria di fabbrica da 11.1 V 2700 mAh. Andate su Initial Setup e poi Optional Hardware. Lì trovate l'opzione Battery Monitor. I parametri da configurare sono, per quanto riguarda il monitor, 4 Battery and Current, Battery Capacity 2700, Sensor 0 lasciatelo con in Other, APM Version 2 mettete APM 2.5 più 3DR Power Module. Nella calibrazione settate i parametri 1, 3 e 6, cioè Measured Battery Voltage 1,6 V, Voltage Divider 10,82 e Amperes per Volt 19,1. Una cosa importante da verificare sono due valori nella parameter list, cioè battery current pin e battery volt pin. Questi devono essere rispettivamente settati su 12 e 13. Di fabbrica sono così, però verificate. Tengo a precisare che questi sono dei parametri standard che si trovano in rete. Per una corretta configurazione dovreste munirvi di un amperometro da posizionare tra la batteria e il power module, far girare il drone senza eliche e pian piano modificare i parametri su Mission Planner fino ad ottenere quasi con certezza i valori della batteria. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Piero. Se il problema segue il motore, per cui a quel punto cambierò i motori, o rimarrà sul braccio, per cui è l'esc.